prima. Da bambino ha conosciuto i segreti del pane, non li abbandona più. Per questo al forno di Vitaforte ogni giorno dal 1956 rinnoviamo il nostro lievito madre. Usiamo la migliore semola rimacinata di grano duro e ancora oggi aspettiamo 12 ore per una lievitazione naturale. Per questa attesa il pane è leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte, pane di Altamura, DOP. So che è buono, perché lo faccio io. Benvenuti a un nuovo appuntamento di Palcoscenico. Andiamo a scoprire insieme gli ospiti di questa serata. E va bene. Insomma, qui si mangia senza di me, è impossibile, non puoi mangiare senza di me. Prima cosa, questi dolcetti da dove arrivano? Questi accalappiano nella gola, non nel cane, cioè la gola proprio... Quando tu vuoi parlare, ecco, non mangiare questo, perché dopo c'hai un cadavere in gola. Posso fare una pepe? Silvano Picerno, direttore artistico del Teatro Mercadante, però questa sera in qualità di attore, perché tu comunque hai questa bellissima compagnia che sta avendo tantissimo successo, non solo in Puglia, ma ti stai muovendo benissimo, Roma, dintorni, insomma, per tutta l'Italia. Beh sì, noi abbiamo debuttato ieri sera con questa nuova commedia, Cornuti e Contenti, oggi addirittura abbiamo voluto fare strafare con la doppia e il pubblico ci ha gratificato con addirittura 3 sold out, tu hai visto, non c'era uno spillo, si poteva mettere, e ti riempie veramente l'orgoglio vedere queste persone addirittura affacciate pur di vederti e tu cercavi in ogni modo di farti vedere, però... veramente bello, chiaramente in casa propria, però come hai detto tu, poi questa commedia già dalla prossima settimana, domenica prossima saremo a Catanzaro e poi inizierà un piccolo tour che di 12 date che toccherà un po' tutto il meridione. La regia invece? È sempre mia, mi danno tante cose da... Fai tutto tu, vai! No, assolutamente, la regia... È relativamente facile da farsi quando hai dei compagni di viaggio così bravi, sia sul palco ma anche dietro le quinte, perché naturalmente come in tutte le compagnie dietro le quinte ci sono anche altre persone che lavorano duramente e non sto facendo, al massimo devi far così, che sto facendo cose troppo serie. E quindi no, effettivamente è così. Quindi è chiaro che ci vuole tanta fatica perché è una commedia molto particolare e quindi difficile da mantenere determinati ritmi. Però ecco, con la risposta del pubblico ti ripaghi di tanti sacrifici di questi mesi. Parliamo del tuo personaggio. Allora, il mio personaggio è un po', diciamo, grezzo e si chiama Sante. Sante, mon ami. A proposito di grezzi, cioè a proposito di... Madonna, mi hai stonato l'orecchia, direbbe Sante. Ma scusa, sei bellissimo. Mai quanto te. E comunque Sante, guarda che vestito. L'ho già visto prima. Ti piace questo vestito? Sì. Lo vuoi? Sì. E allora è tuo, te lo regalo. È vero, e dove lo metto? E quindi...
Giovanna, dovresti spogliarti per dare a lui. Sì, davvero interessante. Io, sai, per me spogliarmi è un abitué. Tu, non so, ti imbarazzi? Un pochino. Oh sì, davvero. Ma che sciccheria. Carla, sì. Bravissima attrice. Grazie. Non è la prima volta che ti intervisto. Devo dire che veramente hai sbalancato tutti, insomma, cioè tutti quanti ti applaudivano. Sì. Ho visto il primo spettacolo, insomma, ora andiamo a fare il secondo spettacolo, insomma, sei molto gradita, sei bravissima. Sì, dici, sono tutti innamorati di me, che sciccheria. Au revoir, mon ami. Senti, e tuo marito invece? Mio marito, chi? Okay. Sì. Mio marito il mercoledì cosa fa? Footing. Ma il problema è che lui non sa che io... Oh, scusa, non eri te mio marito? No, tuo marito va in bicicletta come Dash l'albanese. Scommetto che mio marito fa lo scopone. Sì, quello il mercoledì fa lo scopone al bar commercio. Ah, sì, interessante. Ma lui il problema sai qual è? Che non sa cosa faccio io il mercoledì. Vabbè, ma la dobbiamo dire tutta la commedia, poi non viene più nessuno, basta no, così. Vado in chiesa. E allora scopriamo insieme il mercoledì cosa fanno. Sono tre mesi che lo facciamo ogni mercoledì. Porca valetta! Tu! Quanto mi faccio? Ma che fai per fare l'offesa? Ma sei impazzito? Ma secondo te, dopo che mi sono fatto 3 chilometri all'andata e me ne faccio 3 chilometri al ritorno, dopo che mi sono fatto a te per 2 ore, dopo che mi sono fatto a te per 1 ora e mezza, quanto non va bene? Dopo che mi sono fatto a te per un quarto d'ora, torno a casa e mi faccio pure a mia moglie. Ui, oh, e per chi mi hai preso? Per Berlusconi. E siamo con Natasha, ma in realtà è Irene. Irene, io sono Irene, sì. Allora, come ti sei trovata in questa compagnia di matti? Perché alla fine sono dei matti. Sì, in effetti questa è la mia prima esperienza vera in questa compagnia, dopo aver tenuto comunque dei corsi di teatro con e grazie a Silvano Picerno. E mi sono trovata benissimo, sia durante le prove ovviamente, ma poi il vero divertimento è quello che poi si fa in scena. E quindi già noto la differenza da ieri ad oggi, un grande cambiamento, perché comincio insomma a familiarizzare, a prendere familiarità con il pubblico. E quindi sicuramente oggi mi sono divertita moltissimo ad interpretare questo ruolo. Ed è proprio questa la bellezza dell'attore, la possibilità che ti dà insomma di interpretare ruoli diversi, quelli che magari insomma nella vita... Non puoi... Non faresti mai. Ma questo pubblico altamurano, come ti è sembrato? Beh, è un pubblico sicuramente molto caloroso. Attentissimo. Attento, sì, a tutte le battute. E infatti ogni loro risata, quindi tutto ciò che loro percepiscono, per noi è fondamentale, perché ci dà la grinta, insomma, per continuare a fare meglio. Ma il tuo personaggio... Questa Natasha cosa fa? Natasha è insomma una ragazza abbastanza... Natasha! Ehi, e qui ci fai qua? E tu un'altra Natasha! Ma che bello! E no, diciamo, è lei la mia Natasha, io sono il suo Natasha... Chi è lei? Amore, oh. E tu qua stai? Sì, sto qua. Ti sei messa la prima cosa che è capitata? Sì, l'ho trovata qui nell'armadio. Ma stavi a letto, stavi? Sì, non sono pronto. No, cosa sto ma dicendo? Oggi non è mercoledì, però. No. E infatti io il mercoledì vado a funghi, vado a raccogliere i funghi. Che ci facevi qui vicino a questa donzella? No, visto lì. Allora, un'altra Natasha. Ho visto che lì c'avevi i capelli celesti, lì c'avevi la cosa argentata. Sì. Ho detto, questi in zim possono andare. Okay. Allora ho detto, nel senso, mi li presento, che può darsi che... Andiamo, via! Mi sembra che stai esagerando! Mi sembra quasi esaurito, Thor! Ma tu sei sicuro che tutto questo footing ti faccia bene? Susi, mi fa benissimo! Mi sento di lusso! Dopo il futuro mi sento... Tu pensa se ti venissi un infarto mentre lo stai facendo, succederebbe una tragedia! Il giubileo succederebbe se mi infarto!
Rosanna, che nella commedia è Irene. Irene, che è la moglie di Sante, ovvero Silvano Picerno. Però è l'amante di Giulio, ovvero Leo Coviello. Dopo due mesi siamo diventati esperti allora. Cenetta. Sì. Mangiala al diavolo! Come hai detto? La cena? Mangiala al diavolo! Non ti piace? Mi fai impazzire, veramente, mi piace assai! Ma sei sicuro che abbiamo tempo per tutto? Tutto cosa? E la cena è il dopo cena. Ah, e non ti preoccupare, guarderò sempre l'orologio! Veramente, che palle! E vabbè, no, sempre, sempre! Basta che mi metti alla sveglia però, No, no, no! Va bene, io la porto in tavola. Ma questo stasera le faccio male, faccio male. Sì, arrivo subito. L'ha distrutto stasera, l'ha distrutto. Siamo con Leo prima di andare in scena, però lui è... Giulia! Sì? Muovete. Subito, amore mio. Mia moglie che mi ama tantissimo. Quindi tu sei Giulio? Io sono Giulio, marito di Carla. Sì, ma io ti vedo un po' preoccupato, cosa succede? No, non so, è tutto tranquillo, conosco mille segreti, non posso svelare manco uno, fra l'altro sono anche io vittima dei segreti miei stessi. Senti, ma questo pacco che gira, in questo pacco cosa c'è? I miei abiti che purtroppo sono nella casa della mia amante, che è a sua volta moglie del mio migliore amico. Insomma, è tutto ingrabugliato? Abbastanza, sì. Che cos'è? I tuoi vestiti, ovviamente. Hai detto che erano nella... Erano, ora sono nella busta. Nella busta? Cioè, l'avessi portati a casa mia? Qui non potevano rimanere sicuramente! Ah, oh, alla grande, veramente! Rindolano chi è? Ciao Carla, tieni! Questi sono i vestiti di tuo marito! Cioè, si è spogliato a casa mia e li ha lasciati lì! Ma sei pazza! Ma sei stupido! Ma ti pare che avrei fatto una cosa del genere? Ma, e che li volevo portare alla Caritas! Caritas? Cioè, regalare il mio amico migliore al terzo mondo! Giulio, o li bruciavo o li portavo alla Caritas, i vestiti qua non potevano stare, dovevo prendere una decisione immediata. Bella decisione! Ma che casino è? Una storia un bel po' ingarbugliata, però alla fine divertente, no? Ma assolutamente sì, la gente già al primo spettacolo ha riso tantissimo. Ricordiamo, tre repliche. Tre repliche, sì. Oggi due. È andata benissimo. È andata benissimo, un bel pubblico molto caloroso che in questi casi ti dà la carica. E quindi siamo contenti, soddisfatti e adesso replichiamo. Replichiamo. Ma come ti sei preparata a questo personaggio? E come mi sono preparata a questo personaggio? È un personaggio in cui ho fatto fatica ad entrare, ho avuto alcuni problemi logistici. Scusa, se interrompo sempre. No, mi hanno detto interrompi, allora, cioè no, nel senso che è tardi. Io ti voglio bene nel senso... non biblico, bene, nel senso che è tardi, dobbiamo fare l'altra replica. Allora, tutta la tua vita non la puoi raccontare, di che c'hai due figli, il tuo maturo, Salvatore Milano e l'ex tuo, che poi è il tuo marito, e basta, poi scusate. Quindi, allora facciamo tutte e tre insieme sipario, al mio tre, uno, due, tre, sipario. Merda, merda, merda. Quindi non ci resta che dire? Cornuti e contenti. Sipario. Mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go, big stop is Siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo, don't wanna taratata, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, try it. Allora, non ti spogli? Aspetti, ci sta tutto il tempo, ci sta. Abbiamo tutto il tempo. Sei sicuro? Certo. Sante fa sempre footing per due ore, no? Beh, vedi che due ore di footing sono tante. Potrebbe stancarsi e tornare a casa prima. Impossibile. Mi piace troppo. Sì. Il footing, sai, uno, due, uno, di... Che cosa te ne pare? Ah! Carla! Davvero?
molto eccitante. Scommetto che siamo tutti stati, che cosa ci facciamo qua? Scommetto che vi siete già presentate e vi siete dette tutte le cose. Infatti, lo stai vincendo tutte le scommesse. Ci siamo presentati e ci siamo detti delle cose molto, molto interessanti. Scommetto che lei sarà sorpresa di vedere lui qui. Pure lei scommette? Sì, scommetto che lei credeva che lui doveva stare a fare footing al pulo. Non vestito da Rocky Balboa. Sarà legale, disperatevi, sarà impazzato, sarà forte, sarà spietato. Sono una bestia! Stasera fai
fonte. Eh sì! E giustamente perché un giorno dopo l'altro sta giù a me! Non dire niente, manco 30 secondi della testa! Amore, hai detto tutto! Tutto quasi, sì, tutto! Non ti importa di... No, non me ne importa niente! Vabbè. No! Non dite, non gli importa! È contenta, vedi si contenta! Sì, sono contentissima! E trovo questo molto eccitante! Eccitante? Sì, anche molto potente! Ma non ti dà fastidio? No, neanche un po', neanche un po'! Veramente! È tutto a posto, allora sai! Sì, è tutto a posto! Allora io direi, visto la situazione, prendiamo un bel piancone, lo mettiamo sopra e non ne parliamo più. Come dice il mio eroe, Rocco Siffredi, anche questa è fatta. Ah, peccato però, mi stavo incarnando. Già. Ma se fossi in te, non mi preoccuperei più di tanto. Tempo, un paio di settimane e potrai ricominciare. Casa e tutti? E perché no? E non è più troppo buono per sprecarlo. Ormai a quelle gli sono venuti vermi in testa. Non credete che mi farà uscire più il mercoledì? Chissà. Pronto? Sì, pronto. Sì. Ho fatto... Non sono tornata prima. Sì, amore. Sì, amore. Ci vediamo mercoledì alla solita ora. E continente nero. La mia banda suonerò. Per chi l'ha vista, per chi non c'era. Perché quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Le è piaciuto, signora? Sì, molto bella, brava. Sono stati molto bravi. Tantissimo. Ma il fatto che comunque è stato intromesso anche un po' di dialetto, loro sono stati bravissimi, a me è piaciuto tanto. Antonella Macella, come diciamo sì, ha mai interpretato la sua parte. Sì. Certo, sono il marito di Antonella Macella. Molto. No. Perché c'è un'allegria straordinaria e c'è un entusiasmo intorno a Francesco Pepe che è veramente commovente. Bellissimo, proprio bello. A lei è piaciuto? Bravo, bravissimi. Sì, tantissimo, soprattutto Carla, spettacolare. Grazie. Moltissimo, una bella serata. Sì, ci siamo divertiti tanto. Molto interessante, molto divertente. Il mercoledì è meglio stare a casa che andare a futti. Per i maschi molto divertente stasera. pure no, ci siamo divertite. Ma lei il mercoledì cosa fa? Io lavoro. E lei il mercoledì? Lavoro molto. Lei il mercoledì dove si trova? No, non lo posso dire, sta mia moglie, non lo posso dire. E sta mia moglie. E vuole sapere proprio. A Bari. A lei è piaciuto, signora? Sì, tanto. Ma lei in genere il mercoledì dove va? Dove si trova? Il mercoledì a casa. A lei è piaciuto, signora? Molto, molto carino. Tantissimo. Senta, ma lei il mercoledì cosa fa? Niente. È a casa? Sì. Ci divertiamo. Aspetto qualcuno. È piaciuto? Abbastanza. Cosa in particolare? Tutto lo sceneggiato. Tutto lo... E il mercoledì cosa fa? Andiamo a putti. E lei il mercoledì? Pure, vado a correre. Ciao, e tu il mercoledì? Gioco a scopone scientifico. Una domanda, lei il mercoledì cosa fa? Sta col marito. Sto con il mio marito. Il martedì vado a giocare a calcetto io. Ah, ecco. E anche questa puntata di Palcoscenico finisce qua. Che succede? Dove stai andando? Che no, sono andato a fare footing. Mi sono ripreso subito. Mi sono ripreso. Dobbiamo salutare. E sono quindi, senza fiato. E quindi noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Thank you.
versione 1, prima